anche del, della semplicità, cioè della sintesi, cioè quando noi facciamo degli schizzi e anche quando facciamo dei disegni, siamo abituati ad andare a cercare i minimi particolari, che è una cosa che è molto bella, diciamo. Andiamo lì e cerchiamo di riprodurre esattamente tutto quello che vediamo. Cioè esiste anche la cosa opposta, cioè riuscire a rappresentare qualcosa con la sintesi massima, cioè per esempio se noi dovessimo rappresentare un viso, quanti sono i segni che sono necessari perché si riesca a dare un'idea di viso, no? Quindi che so, se io prendo un pennarello qualunque, forse basterebbero quanti segni, forse uno, due, potrebbero essere anche solo due, vediamo un po', uno, due, ecco, questo può darci un'idea di viso, in qualche modo sì, però se io aggiungo due pallini diventa una cosa ancora più evidente, se aggiungo un semicerchio, un ovale, un ancora diventa ancora più esplicito. Il disegno più comune è quello dello smile, famosissimo, no? In cui c'è un cerchio, poi c'è questa bocca che fa così e poi due semplici ovalini per gli occhi. Perché dico questo? Perché ragiono sulla sintesi, perché spesso quando noi studiamo cerchiamo di rappresentare tutto quello che vediamo, mentre invece negli studi preliminari è bene, per esempio quando noi facciamo un paesaggio, fare dei bozzetti prima, e allora non c'è bisogno nel bozzetto di specificare tutto, cioè se io voglio fare per esempio il bozzetto di un paesaggio in cui sia presente, mettiamo che questa sia la mia cornice, diciamo, e io voglio fare un paesaggio, no? Devo rappresentare un albero con una collina, magari un lago. Nel bozzetto iniziale non ci sarà bisogno di disegnare tutto, ma mi posso limitare a rappresentare la chioma, rappresentare il mio tronco, in questo caso, cioè fare un disegno molto semplificato. Una collina, mettiamo che ci sia anche un laghetto dietro e poi due colline dietro, già così io riesco a dare un'idea, diciamo, di paesaggio senza bisogno di andare a specificare tutti i particolari. Questo mi permette poi di intervenire su questo bozzetto identificando le ombre e le luci. Quindi che so, se qui io faccio così e poi faccio un'ombra così e poi scurisco questa zona e questa zona, già do un'idea chiara nei miei bozzetti del rapporto tra luce e ombra. Cioè la luce arriva chiaramente da qui, no? E quindi tutto ciò che sta a sinistra è in ombra, tutto ciò che sta a destra è in luce. Un buon esercizio per chi si esercita, per esempio, per le persone che interessano i paesaggi, è quello di fare tutta una serie di bozzetti dello stesso paesaggio, prima di tutto con questi contrasti di bianco e nero, cioè cercare di vedere come riuscire con il minimo dei segni, con delle ombre molto nette, quindi con bianco e nero e basta, a tirare fuori
dare un'idea dell'effetto finale del nostro paesaggio quando verrà fatto. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti.